Sabato 9 luglio, a partire dalle ore 20:30, si è tenuta presso l'area archeologica di Pestum la cerimonia di premiazione del premio di poesia Poesidonia Pestum 27ª edizione, organizzato dal Lions Club Pestum in collaborazione con il Comune di Capaccio Pestum e la società SPA Convergenze. Nutrita partecipazione per l'edizione di quest'anno, in cui 390 poeti da tutto il mondo si sono sottoposti al giudizio della giuria, composta da Ermanno Corsi, Giuseppe Funicelli, Alberto Granese, Pasquale De Cristofaro e Rita Bellelli. La serata, con la direzione musicale del maestro Gianfranco Marra, è stata presentata dalla professoressa Rita Bellelli, ideatrice e curatrice dell'evento. Il premio Posidonia Pestum 27 edizioni è un premio longevo e nel tempo ha acquisito sempre ulteriori consensi e oggi ha sicuramente grande valenza nazionale ed internazionale. Questa edizione, la 27ª, dicevo, si è chiusa in bellezza perché abbiamo avuto molta partecipazione e aggiungerei di qualità. C'è stata una decisa crescita anche per quanto riguarda la sezione dei poeti stranieri e questa sera abbiamo due importanti presenze, la Alicia Maria Kubeska che è di origine polacca, ci ha raggiunto dai Nowrocław, che è una cittadina che si trova a nord della Polonia. Lei è una giornalista, è una romanziera, quindi il suo interesse culturale spazia dalla prosa alla poesia, è anche editrice. E i suoi testi sono tradotti in moltissime lingue, anche nelle lingue extraeuropee. E poi l'altra presenza ci ha raggiunto direi da oltreoceano, dal Perù, da Lima, dalla capitale sulla costa del Pacifico. Ebbene, lui è un docente, è il direttore del Centro Culturale Trilce e promuove la poesia nel mondo con il Festival Internazionale della Poesia. L'altra nota di rilievo è che ha vinto il Coupé d'Oro in Brasile. Per intenderci, il Coupé d'Oro ha la stessa importanza del nostro Nobel, del nostro premio Nobel. Questo ci fa comprendere che lo strumento della poesia può essere un valido veicolo per il dialogo interculturale, soprattutto in questo momento di crisi globale. Ascoltiamo le parole dei vincitori della sezione Poesia straniera, del secondo classificato, l'autore peruviano Oscar Limache, e della prima classificata, la poetessa polacca Alicia Maria Kubeska. Como dije ahí arriba, era muy niño cuando leí por primera vez el nombre de Pestum. 60 años después piso por primera vez Pestum, y para mí es una emoción muy grande llegar por primera vez a Italia para recibir este reconocimiento con un poema inédito escrito en español. Yo agradezco mucho el estar aquí presente. È molto emozionato, ringrazia tanto il premio. Ha detto che nel podium o sul podium aveva detto che lui ha iniziato a conoscere la storia di Pestum con dei libri su Pestum quando era piccolo. Oczywiście, że jestem zadowolona. Jest to mój drugi przyjazd tutaj. To miejsce jest magiczne, ponieważ antyk przenika do czasów współczesnych. Lei è molto contenta per essere qua seconda volta, anche perché c'è qua uno spirito di antichità e una bellissima, magica atmosfera.